Ragazzi, salutiamo tutti questa casa. Ciao casa vecchia 17. Allora ragazzi, attenzione, qui servono le scommesse. Chi può essere? Oh mio Dio! Questo è il dio Ibra. Sono io quello con cui devi parlare, il mestico Ronaldo Junior. Cosa? Vuoi affrontare Ibrahimovic? Se hai intenzione di investire Ibrahimovic, Ronaldo Junior sei impazzito. Sto facendo? Oddio, mi ha messo sotto veramente. È riuscito a fare incazzare il zio Zlatan. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Omega. Benvenuti in questo nuovo video della vita reale da bambino con il nostro mitico eroe Ronaldo Junior. Allora ragazzi, a bomba partiamo subito con questo episodio, perché da oggi vedremo, attenzione, un nuovo calciatore. Sì, perché come vi ho già detto ragazzi, da oggi insomma, in questo periodo vedremo tanti altri calciatori, per cui vi invito a commentare nei commenti tutti i calciatori che vorreste vedere, perché i più spolliciati ragazzi verranno portati. Quindi nel video di oggi ragazzi, Ronaldo Junior, ovviamente facendo una delle sue solite pazzie, affronterà uno dei calciatori più temibili del mondo. Esatto raga, il dio Ibra. Oh mio Dio. Perché sapete che Ibrahimovic ragazzi, oggi oltre a essere diciamo un'icona del calcio molto importante a livello europeo e nazionale, è anche un maestro di karate di quali micidiali. Ronaldo Junior, forse non penso ti convenga fare questa cosa, forse è meglio se ci pensate un po' raga, diteglielo, mi raccomando. Mentre che ha un bel like a bomba e un bel commentone con i calciatori che vorreste vedere, mi raccomando. Prima di passare al video ragazzi, voglio salutare due di voi che mi hanno chiesto di essere salutati su Instagram, per cui saluto Brian9, grazie, che mi scrive: ciao ragazzo, sono grande, ti stimo molto, mi puoi salutare in un prossimo video per favore? Come no, se me lo chiedete per favore vi devo prendere di no raga. Ciao Brian, grazie per il tuo commento e ti saluto, bella. E saluto Enzo Pio che mi scrive: grande Omega. Minchia, grande zio, grande, grande. Ti saluto anche qui e tanti saluti. Invece, per chi non ha avuto la possibilità di essere salutato, potete avere anche voi la possibilità di essere salutati che mi state guardando. Quindi ragazzi, non fate i pigri che non lo volete fare, che ci mettete solo 2 secondi. Anche perché su Instagram ogni tanto spoilerò delle cose sulla serie, quindi mi conviene venire a vedere. Seguitemi su Instagram, lo trovate qui in descrizione. Cercate Real Anthony, devastate, distruggete quel tasto maledizione, così tutti quanti potete avere la possibilità di essere salutati da me nei prossimi video. E ovviamente anche di parlare con me in direct quando rispondo, quindi vi aspetto. Ok ragazzi, a quanto pare sembra che sia arrivato il giorno fatidico, perché sono, se non sbaglio, un bel po' di episodi che vi sto dicendo: ragazzi, cambieremo casa e non staremo più nella solita casa, perché siamo un po' da qui molto molto tempo insomma. E quindi ragazzi, sì, stiamo praticamente andando via, abbiamo lasciato tutto quanto così com'è. Ovviamente sapete che Michael ragazzi era il legittimo proprietario di questa casa e che adesso lui provvederà a venderla a qualcun altro. Infatti ragazzi, abbiamo lasciato tutto così com'era, stiamo per traslocare insomma. E papà mi ha chiesto di raggiungerlo fuori, quindi molto ovviamente andremo via in macchina. Molto probabilmente anche le sue macchine sono state portate via dagli agenti dell'FBI. Per cui ragazzi, salutiamo tutti questa casa. Ciao casa vecchia 17. Dì ragazzi che è stata una delle migliori case, abbiamo avuto tante case nella serie, questa è stata la terza se non sbaglio. E adesso stiamo trasloccando per la quarta volta ragazzi. Abbiamo trasloccato 4 volte in un anno, vi rendete conto? Madonna mia, manco le persone normali fanno queste cose. Vabbè, comunque andiamo a vedere dov'è papà, perché ci ha detto di venire fuori il prima possibile. Oddio, chi è questo tipo qui ragazzi? Wow, papà e Jasmine stanno parlando questo tipo qui. Allora ragazzi, attenzione, qui si aprono le scommesse. Proprio lui, attenzione, eccezionale. Da dietro, chi può essere? Ibrahimovic, Icardi, Totti, Dybala. No, Dybala non è così alto ragazzi. Ragazzi, siete pronti? Ma chi potrebbe mai essere? E soprattutto, che ci fa a casa nostra questa persona qui? Ragazzi, non so il motivo per cui questa persona si è venuta qui. Stiamo per scoprire chi è, attenzione. Oh mio Dio! Ragazzi, ci credete? È Zlatan Ibrahimovic! È il dio Ibra! No ragazzi, questo non è Zlatan Ibrahimovic, un momento. Questo è questo. È il dio Ibra. Il dio Ibra, lui, colui che fa tutto! Ragazzi, guardatelo! Ragazzi, guardatelo, è proprio lui! Il grande Ibrahimovic in persona! Cosa? Anche lui è arrivato allo Santos! Che sta succedendo? Cioè, praticamente stanno arrivando una serie di calciatori in questa città e guarda caso vengono tutti a trovare Ronaldo, chissà perché. Ok ragazzi, sono arrivato da
10 secondi più o meno. Sto cercando di capire cosa stanno dicendo papà e Ibrahimovic. Lasciate che vi dica che è qualcosa di epico. Io non avevo mai visto Ibrahimovic, io proprio dal vivo, sia Ronaldo Junior che io su GTA, ragazzi. Per cui un bel like se vi piace Ibrahimovic su GTA. Come vedete, sono riuscito a riprodurlo abbastanza bene. Per cui fatemelo sapere anche nei commenti, che sapete che ci tengo. Cioè, questi sono lavori che faccio veramente duramente, per cui fatemi sapere se vi piace anche Ibrahimovic, perché veramente, raga, è fatica gettata a terra. Mi dispiace interrompere la vostra conversazione, papà, ma Ibrahimovic, guarda che noi ci stiamo trasferendo a casa nuova. Non so di cosa voi stiate parlando, ma lascia stare mio padre che è un fanfarone, vedi, l'ho pure buttato a terra senza il minimo sforzo. Sono io quello con cui devi parlare, il mestico Ronaldo Junior. Allora, io sono un grande fan, se si può dire così, ma non come calciatore, ma come Dio Ibra, perché, ragazzi, dai, ma chi è che non sa Ibrahimovic quante cose ha fatto? Cioè, è il top. Questo giocatore è il top nel provocare la gente e nel fare dispetti. Tra l'altro, che altro, pure 2 metri, porca di una miseria, vorrei diventare così. Guarda mio padre quanto è basso in confronto a te. Vabbè, allora, Dio Ibra, devi sapere una cosa, io ho sempre sognato, cioè, ragazzi, non ve l'ho mai detto, ma Ronaldo Junior ha sempre sognato di affrontarlo. Cosa? Voglio affrontare Ibrahimovic. In realtà non so quanto convenga fare questa cosa. Ronaldo Junior, aspetta. Ti ricordi come è andata a finire con John Cena? Vi ricordate come è finita con John Cena, vero? L'abbiamo presa di tanta ragione. John Cena non stava manco facendo sul serio con noi. Come ti dicevo, guarda Zlatan, ti faccio vedere. Pure mio padre cadrebbe di fronte a me. Colpo segreto, pam! Vedi, Zlatan, è caduto mio padre. È scarso, guarda, è caduto di nuovo. Vedi, sono io il vero Ronaldo della famiglia. E lei è mia moglie. No, non è vero, è mia mamma. Però vabbè, mi piacerebbe. Guardate, si sta mettendo in mostra. Ma che poi, papà, non ho capito. Cioè, ragazzi, chi sei Ronaldo, giustamente, stai dicendo, guarda Zlatan, lascia perdere quello che stai dicendo Ronaldo Junior. Perché ovviamente mio padre lo chiama con il suo nome, che è Zlatan. Noi l'abbiamo chiamato Dio Ibrahimovic. L'abbiamo chiamato Dio Ibrahimovic, raga, vi tenete conto. E Zlatan stai dicendo, no, tranquillo, tutto a posto, perché comunque sa che siamo bambini. Allora, forse qui non ci siamo per niente capiti, qui comando io. Ibrahimovic è venuto qui per dirci che sta organizzando una festa, o non so, qualcosa, cioè sta organizzando diversi eventi a Los Santos, ed era venuto qui a dirlo a mio padre per farsi aiutare. Va bene, ho capito, però io voglio affrontare il Dio Ibra, ragazzi. Oh, ragazzi, finalmente Ronaldo Junior sembra essersi rassegnato, così ora Zlatan può parlare con mio padre. No, ragazzi, invece ora Ronaldo Junior userà la sua asse nella manica. Ronaldo Junior? Ecco, da dove sbuca quella smart? Perché l'hai lasciata lì? Ah, sì, giusto, ragazzi, il garage è vuoto perché le guardie hanno buttato, cioè hanno trasferito via tutto. Ronaldo Junior, cosa ha intenzione di fare? Non mi piace che sta aprendo la macchina, regà. Non mi piace per niente. Ragazzi, sta per succedere qualcosa che non è il massimo. Ronaldo Junior, partiamo dal presupposto che già sei deidratato. Se hai intenzione di investire Ibrahimovic, che poi, ragazzi, il Dio Ibra lo puoi anche sparare, non muore. Se hai intenzione di investire Ibrahimovic, Ronaldo Junior sei impazzito. Ronaldo Junior, non farlo. Non farlo, ragazzi, lo sta facendo. Oddio, l'ha messo sotto, veramente. No, guardate, si è rialzato. Come? Di nuovo. Oddio, Ronaldo Junior, stai rischiando. È una pessima idea, Ronaldo Junior. Oh mio Dio, Ronaldo Junior, sei nei guai. Scava finché sei in tempo. Sei riuscito a fare incazzare il zio Zlatan. No, Ronaldo Junior, non scappa di fronte a niente, raga. Sto arrivando, colpo segreto. Wow, oddio, l'ho lisciato male. Zlatan, voglio affrontarti. Sei il Dio Ibra, voglio vedere di cosa sei capace. Scusa, papà. Scusa, che sta succedendo, Ronaldo Junior? No, non puoi picchiare tuo padre pure. Papà, che c'entra in mezzo, papà, nel mucchio? Aia. Aspetta, 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 aspetta. Pausa, devo bere il mio succo al mirtillo. Aspetta, porca miseria. Ragazzi, Ronaldo Junior deve bere il suo succo al mirtillo. Me l'ha prescritto il dottore, porca miseria. Ma scusa, uno non può bere manco il suo succo al mirtillo. Porca miseria, Ronaldo Junior, scassalo di botte. Ronaldo Junior, la furia, all'attacco. Verde, arrivo, what the ball? Ronaldo Junior, dai, ce la puoi fare. Ragazzi, è proprio vero quello che si dice. I suoi pugni sono devastanti, non riesco a colpirlo. Guardate, è proprio vero quello che si dice. La vita addosso, devo scappare. Ronaldo Junior, perché fai le sfide se sai che non le puoi affrontare? Che fai, sei impazzito? Ragazzi, vi prego, dite qualcosa a sto bambino. Adesso che... Non è che sarai incazzato perché l'abbiamo investito. Ronaldo Junior, che fai? Non rimanere lì fermo. Che sta facendo? No, no, Ronaldo Junior è sleale. Ma tu l'ha devastato. Chi è che comanda adesso, brutta infame? Sono io, il Dio Ibra. Tu sei il falso Dio Ibra. Sei il falso Ronaldo Junior, la stai spaccando di legnate letteralmente. Fermati. Chissà che sarà pensando Ibrahimovic a questi. Che gente pazza è. Ronaldo Junior, non farlo. Fermo. Oh, si è buttato con tutta la mazza.
Ronaldo Junior spera che Ibrahimovic non abbia niente con cui pestarti. Madonna! Madonna! Io spero che Ibrahimovic stia scherzando, ragazzi, perché si vede che non sta facendo su serio. Ronaldo Junior, ma che stai facendo? Stai colpendo le mosche! Fai, fai, colpa sorpresa di Ronaldo Junior! Bam! Divertentissimo, raga, sta cosa. Bravo, scappa, Zlatan, scappa! Oh! Oddio. Oddio, ragazzi, ha perso sangue, ha perso sangue. Ora sarei incazzato peggio di prima. Oddio, ragazzi, non so com'è possibile. Ibrahimovic ha una mazza da golf in mano. Con il colpo a sorpresa Ibrahimovic. Vai, Ronaldo Junior, dai che non ci vede. Colpo a sorpresa di Ronaldo Junior. Vai, boom. Vai, tiraglielo, padò in testa. Oh, Ibra a terra. E adesso, what up, boom. L'abbiamo mancato del tutto, però... Ok, ragazzi, oltre non possiamo continuare. Direi che il dio Ibra ci ha veramente, letteralmente, scassato di mazzate. Noi non ci... Cioè, abbiamo l'arbitro al rosso. Ed avevamo dei trattati, grazie al succo al mirtillo, ci siamo ripresi. La felpa supreme si è sporcata. No! No! Allora, ragazzi, mio padre è venuto qui a chiedere scusa a Ibrahimovic, perché, ragazzi, non è normale quello che abbiamo fatto. Cioè, era d'obbligo. Sapete che Ronaldo Junior è pazzo. Pazze schere, guardate, voi vedete un bambino così, dice: guardate, ma è bellissimo, è un angioletto, è un bambino calmo. E poi invece, ragazzi, con la sua tattica e la sua maschera da angioletto, perché dentro di lui c'è un vero diavolo. Commentate e ditemi se il video vi è piaciuto, quali calciatori vorreste vedere, ed iscrivetevi al canale per non perdere episodi con il nostro angioletto, diavoletto Ronaldo Junior, con il nostro CR7, la vita reale calciatore, che arriveranno tante novità. Vi ricordo in descrizione le mie maglie ufficiali in super edizione limitata, facciamo come farebbe Superman, what a, come questa qui. Quindi mi raccomando, ragazzi, andate a prendere, che sono veramente limitate. Chi la compra, vengo a salutarvi anche su Instagram, quindi mi raccomando, passateci. Andiamo su Instagram, se volete essere salutati da Ronaldo Junior con la felpa sporca, mi raccomando, regà, venite a seguirmi, lo trovate qui e in descrizione. Quindi mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, passateci 2 secondi che ci tengo. Per questo video è tutto, ragazzi. Prova, ora che Zlatan è distratto, qui il Ronaldo Junior, ragazzi, ci becchiamo al prossimo video. Aia. Ok, ho fatto un fail assurdo, ho preso papà. Papà, guardate Ronaldo, oddio. Come cazzo, raga, e se becchiamo al prossimo video, mio Ronaldo Junior viene devastato. Escherei.